Alla domanda risponde il sesto rapporto presentato alla Camera dei Deputati dall'Osservatorio di Pavia e dalla Carta di Roma, l'associazione nata 10 anni fa, la cui mission è quella di fornire le linee guida per trattare le informazioni sui richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia. Dal rapporto, che mette a confronto l'informazione di alcuni media, emerge che la visibilità del fenomeno migratorio rimane molto elevata nei telegiornali, mentre si riduce nelle prime pagine dei 5 quotidiani analizzati, lasciando spazio ad altri temi. Il 32% dell'informazione televisiva, dei telegiornali, riguarda il tema della criminalità e migrazione quando si parla di migranti, e poi negli anni si è ridotta invece l'attenzione alla tematica dell'accoglienza. Nell'incontro si è parlato anche della necessità di chi fa informazione di attenersi sempre comunque alla verità sostanziale dei fatti, per non rischiare, nelle migliori delle ipotesi, semplificazioni o sintesi parziali. Grande tema che ci riguarda tutti. Il problema è che si possono affrontare in due modi: favorire la conoscenza, la comprensione delle diversità, usare le parole in modo corretto, oppure usare le parole come pietre per favorire l'industria dell'odio e chi specula sull'odio.